Siamo qui in una splendida location del negozio di Mario Danna e certamente non abusiamo dello strumento retorico se diciamo che Mario Danna è un imprenditore che non ha bisogno di presentazioni, essendo un marchio storico, prestigioso, autorevole in casella. Mario Danna però è impegnato anche come rappresentante della sua cadenza da tempo, è presidente della sezione mi aiuti a Calzature e calzature e pelletterie della dell'Ascom, provincia di Caserta. carica in cui è stato confermato proprio nei giorni scorsi. E con Mario Danna riteniamo sia l'uomo, la persona giusta, il riferimento giusto per iniziare un breve viaggio di approfondimento nelle criticità della Caserta di oggi, criticità sociali che probabilmente trovano la loro ragione d'essere nelle criticità di carattere economico. Una canzoncina degli anni 30, Danna, diceva: ma cos'è questa crisi? La crisi è un termine di cui si è anche abusato in passato, ma oggi effettivamente è visibile. Le chiedo, a Caserta, quanto c'è di crisi di carattere congiunturale, strutturale e quanto c'è di crisi specifico proprio della città di Caserta? Ma diciamo che la crisi è una crisi veramente a livello mondiale. Però devo dire che innanzitutto per il problema che il dollaro effettivamente è sottovalutato, uno è questo. L'altro, il problema del petrolio che effettivamente energia elettrica, benzina aumentano, quindi i trasporti aumentano in continuazione e quindi si verifica effettivamente una crisi. Ma della crisi voglio dire, i prodotti, soprattutto la crisi sulla fascia Sì, medio voi lo bassa, avvertite voi che lavorate sulla sul fascia medio segmento bassa alto si nota di un più. po' di più, sulla fascia un po' più alta di prezzo si nota di meno e riescono a mantenere il mercato i grossi marchi e quindi anzi si Reggono reggono ancora. ancora. Poi Caserta ci Caserta mette soprattutto, poi qualcosa? Caserta ci mette qualcosa Qualcosa di di più suo? di suo E quali perché sono queste cose? attualmente ci troviamo in una situazione di enorme disagio. Ultimo quello dell'altro giorno, il parcheggio a Piazza Carlo III che è stato chiuso. Quindi praticamente un grosso problema per Caserta perché noi deve pensare che l'80% della clientela che arriva su Caserta viene da fuori, viene dalla zona limitrofe, viene dal Beneventano, dal Napoletano, anche dalla zona del Salernitano. Quindi anche per il fatto che Caserta si trova in una posizione geografica strategica, però poi arrivano a Sai che è una Caserta. clientela che arriva anche da fuori città, Certo, certo. dico, senti a volte anche della lamentela rispetto ai collegamenti, a Ma queste come nuove no, sì, variante. è continuo, queste lamentele sono continue, in quanto voglio dire, il parcheggio è quello che è difficile trovarli. Poi c'è questa situazione dei lavori che stanno facendo a Caserta, ormai saranno 3 anni, del Corso Trieste, via Roma, Piazza Carlo III, quindi. E io ho paura che, devo dire la verità, il problema non si risolve, perché anche se sarà pronta Piazza Carlo III, lì praticamente sarà pedonalizzata, quindi via Gasparri sarà chiusa e venendo da via Giannone non possono girare per via Gasparri e quindi devono andare per forza via Lois nel centro di Caserta e quindi si crea confusione, si crea traffico e questo è un grosso problema e questo è uno dei problemi della crisi che si sta a Caserta in questo periodo. Questo periodo è questo qua. Chiaramente, ripeto, lei oggi, tra le altre cose, compare anche in un articolo del Mattino firmato Maria Michela Formisano in relazione a una situazione piuttosto, Ma i percorsi di una luce. novità, diciamo, una Sì. novità purtroppo non positiva, quella della possibile, diciamo, abolizione, la potremmo chiamare così, la Ma possibile cancellazione. io mi auguro di no Cancellazione dal perché calendario delle attività, io delle manifestazioni, dei percorsi di luce, che probabilmente era uno dei momenti più prestigiosi, più suggestivi del calendario e anche degli elementi di fruizione della Regione di Ma Caserta. guardi, i percorsi di luce è uno spettacolo secondo me unico al mondo. Ma veramente è una cosa da vedere emozionante. E devo
devo dire la verità, quest'anno non se ne parla, nessuno sa niente. Io ho chiesto un po' in giro a qualche amministratore comunale, ma nessuno sa dare una risposta su se si faranno o non si faranno questi percorsi di luce. Che tra l'altro noi, quando iniziarono i percorsi di luce 8 anni fa, fui proprio io a chiedere alla sovrintendente di anticiparli al venerdì, perché il sabato, nel periodo estivo, i negozi sono chiusi, quindi i turisti trovavano i negozi, le luci spente, i negozi vuoti, quindi la strada, la città vuota. E quindi furono anticipati al venerdì. E devo dire la verità, ma fino all'anno scorso è stato un grosso successo. Facemmo un accordo con gli albergatori, i ristoranti, per fare delle tariffe un po' più basse, perché poi il sabato a Caserta gli alberghi si svuotano, quindi voglio dire, e quindi delle tariffe per gli alberghi un po' più basse, i ristoranti che facevano dei menù particolari, addirittura alcuni ristoranti regalavano, non so, il vino delle parti nostre, roba del genere, furono delle iniziative molto importanti e che ha avuto notevole successo, perché poi si vedeva anche commercialmente, la gente veniva da fuori e quindi comprava anche, entrava nei negozi e spendeva. E questo per noi è un grosso danno, che quest'anno non si sa se si fanno oppure no. Quindi, anzi, è un appello che faccio per cercare di spingere, e si deve fare tutti i modi per cercare di fare, perché è l'unica cosa che è rimasta. Nella ristrettezza dei tempi a nostra disposizione abbiamo cercato un poco di scrivere qualche riga sulla diagnosi di questa crisi, ripeto, generale, ma che ha anche delle specificità locali. Lei è anche un dirigente della Confcommercio e dell'Ascom. Che cosa si può fare in termini costruttivi, in termini propositivi? Perché io penso che lei, essendo un uomo di azione, anche, è una caratteristica legata anche alla sua professione, non è che abbia molto tempo per dedicarsi al confronto dialettico, diciamo così. Il confronto dialettico è utile se è finalizzato a un obiettivo costruttivo. Certo. Che cosa diciamo alle istituzioni? Che cosa si potrebbe fare? Ma subito, le istituzioni si devono svegliare, si devono muovere, sia, ma è tutto, non solo alle istituzioni, ma proprio, voglio dire, ai nostri politici, sia di destra, di centrodestra che di centrosinistra, di fare qualche cosa per Caserta, perché attualmente a Caserta non si sta facendo niente. Appunto, di sollecitare queste manifestazioni importanti che, per dopo tutto quello che è successo, voglio dire, in questi giorni, in questi mesi, con l'immondizia, la mozzarella, voglio dire, noi ci troviamo in una posizione veramente, una situazione, siamo quasi in ginocchio. Quindi i politici devono essere loro a cercare di spingere e di che queste iniziative si facciano, di fare qualche cosa per la città. Questo è quello che chiediamo.